Ragazzi, buongiorno. Sono appena arrivato a Castellamonte. Sono le 7 del mattino. Sono partito indicativamente alle 4 da casa mia. Tutto questo per fare il Col de Nivolet. Nivolet si scrive, ma no, latino si dice, quindi Col de Nivolet. Voglio fare questo colle, diciamo perché è una di quelle salite che tutti dicono stupenda, che mi manca, e in più per cercare di migliorare la massima altitudine su Strava, sulle mie statistiche Strava, che dice 2240 fatta sul Colle dell'Agnello. Per riuscire a superare i 2240 si deve fare il Nivolet. Il Nivolet dovrei chiudere con qualche accorgimento, partendo da un po' più lontano del solito. Dovrei chiudere intorno ai 2400 metri di aumento quota per 60 km andata e poi saranno 60 km di ritorno. Purtroppo la giornata non è partita proprio benissimo perché ha piovuto. Comunque io ho la mantellina in Super Gore-Tex e mi porterò quella. La bici è pronta. Saranno 60 km di salita ininterrotta. Pogačar ha un 2440 metri di aumento quota in un'unica salita che ha fatto in Spagna. Diciamo che per riuscire a fare 2-4, boh, io ci provo, vediamo come viene. Adesso mi vesto, appoggio la bici per terra e farò partire il Garmin da per terra perché 1 metro di aumento quota lo dobbiamo portare a casa e sinceramente speriamo nel meteo perché non ho voglia di prendere acqua per 60 km. 20 gradi, quindi maglietta sotto, magliettina e mantellina. Andiamo? Speriamo di portarla a casa. Avviamolo. Ok. Si parte. Mamma mia, giornatina. Andiamo, va. 3-8 km dalla partenza. E vedo già che si è aperto il cielo. Secondo me oggi prendo una giornata top. Barrettina di inizio perché non lo sono riuscito a fare con l'azione al par. Parco nazionale del Gran Paradiso. Spero di arrivare in vetta entro le 11, così poi da poter scendere senza rischiare. Il pomeriggio è andato brutto, quindi guardate un po' il fiume con la nebbia. Nell'abitato di Noasca, guardalo qua. Mi accompagni un pezzettino o arrivi fin su? No, no, arrivo fin su, Ah, arriva fin su. se vogliamo andare insieme, sì, no. Sì, no, io faccio il mio passo, Sì, quindi. sì, sì. La cascata è bella. Ah, ok, forte. Ah, che bello. Spettacolo. Bellissimo, Davvero. mazza che rampa qua, oh. Questa è la strada che hanno asfaltato per il Giro d'Italia. La strada normale fa le gallerie, invece qua noi si passa di qua. Traffico chiuso e si va su. Oh, per una volta che ho un cameraman devo approfittarne, sempre da solo stavolta. Pezzo fuori dalle gallerie, stupendo. Come vedete, un paesaggio fantastico davvero. Però al ritorno mi sa che farò le gallerie. Questo è un pezzo che pendenza acqua! No, ma lì di sotto, qua? Di più, dai! 14-15. Ah! 14-15! A me sembrava un 32. Ok, allora siamo in Borgata Pescheria con Matteo che mi ha accompagnato fin su. Adesso andiamo fino in cima e mi dice che oggi ho avuto fortuna. Pensate come sono partito col terrore di prendere acqua, invece guardate che giornata. C'è quella macchina, è dove finisce praticamente quel pezzo che si può fare solo in bici o a piedi. Fontana, abbiamo riempito, adesso sto un secondo in piedi per la schiena e si riparte. Ah, qui a Ceresola il Garmin mi dice 1200 metri fatti di dislivello e 1200 mancanti. Quindi sono a metà strada come dislivello, come chilometri. Potrei dire di essere praticamente arrivato. Questo vale a dire che ci saranno ultimi chilometri mortali.
intanto quel muraglione che si vede lassù mi dice Matteo che è la diga del Serru. Diga del Serru, e mi dice che quello è lo step intermedio, cioè arriviamo lì e poi destra e là dietro c'è il colle. Il nivolè. E qua mancano 7 km, c'è il cartello qui. Questa è tutta la salita, e proprio qua su c'è lo scollino appunto di questo ultimo lago prima del nivolè. Dicono che il chilometraggio più bello sia dagli ultimi 6 km, quindi ancora un chilometrino e poi dovrebbe iniziare proprio la parte più bella, che comunque qua è già da paura. Qui proprio sotto il muraglione della diga, diciamo, c'è questa casupola che è un servizio igienico ed è l'unico punto, l'ultimo punto prima della vetta dove riempire l'acqua, quindi dentro rubinettino e si riempie l'acqua e poi si sale. Qua chiudono la strada, proprio quella sbarra lì la chiudono tutte le domeniche di luglio e agosto. Puoi salire solo o in bici o a piedi o con una navetta. Infatti qua c'è un parcheggione proprio a ridosso del muro della diga. Questo giro qua, se potete, non sabato e domenica, in settimana, perché qua mi dicono c'è un casino da paura. Là ci sono gli ultimi tornanti, là questo lago dell'Agnel, così mi dicono, eh? Ecco i tornanti, tutti là dritti. Ed ecco il lago. Anche questo è una diga. Ah, si passa proprio sopra la diga. Ok. Quello lassù, non so se lo vedete nell'angolo là, dove c'è gente che fa le foto, è l'ultimo tornante. Sono praticamente 2200 metri di aumento quota, quindi sono sul mio personale. Adesso ogni metro in più è tutto di guadagnato. 2363 metri per 63 km, ma non siamo arrivati, eh. Ciao! Però guardate un po', guardate un po', qualcosa di incredibile, spettacolare, veramente. Questo è il punto panoramico, ma non è lo scollino, eh. Attenzione. Anche perché sarei profondamente deluso. Mi mancano 30 metri. 30 metri. Siamo sullo scollino del Nivolè. Del Nivolè. Quello è il lago e quella è la strada che scende e va in Val d'Aosta. Il mio Garmin segna 2387 metri di aumento quota. E quindi là inizia praticamente uno sterrato di là. Sì, qua è ancora asfalto. Ok, là dove c'è il parcheggio. Sì. Ma c'è una baita là, qualcosa? Là c'è tipo un rifugio. Un rifugio. Piccolino. E di là vai, vai. Vai là, poi diventa più brutto, diventa proprio sentiero. Vai sentiero. A Aosta, tutti mi hanno detto che appunto è una fai a piedi, un mezzo casino. L'anello si può fare, sono 200 km, ho visto, e però mi hanno detto tutti che è bruttissimo, bisogna fare tanti pezzi a piedi, quindi ho escluso, e poi 200 km. Un'indicazione sulla salita è lunga, 64 km come l'ho presa io, e sinceramente è dura veramente, cioè Matteo la conosce molto bene perché ci abita, per fortuna, perché la prima galleria, quella dove siamo passati fuori, l'avrei sbagliato, io mi sarei infilato in galleria, perché dalla traccia a me pareva che fosse più in alto, invece era più in basso. Vabbè, devo ringraziarlo perché mi ha evitato un casino. E bon, basta, adesso si torna giù. Posto veramente da paura, ragazzi, da paura, bellissimo. Peccato che è lontano da casa mia, perché qui è da tornarci. Salita impegnativa, quindi se venite qua veniteci belli allenati, perché
questa ti spacca. Già pronti via a metà, ci sono due o tre rampe che... è bello bello, e poi comunque in quota, 2,7 qua ragazzi. Lo scollino è proprio subito 200 metri dopo il punto panoramico. Arrivato, allora, non ve lo sto nemmeno a dire quale temperatura c'è su questo piazzale, penso che lo possiate immaginare. C'è una temperatura che boh, lavica. Comunque, 127 km per 2500 metri di dislivello, 6 ore. 2500 perché comunque anche di ritorno un centinaio più o meno, anche se appunto sarebbe stata tutta discesa, però qualche piccolo saliscendi c'è e quindi un centinaio di metri si sono aggiunti. Detto questo ragazzi, posto incredibile, davvero stupendo, vi consiglio di andarlo a fare. In descrizione potete vedere il mio Strava, ve lo lascio su Strava, Garmin e Komoot, così vi potete scaricare la traccia. Allora, io sono arrivato da qua al colle, mi dava 2389 metri, quindi non ho fatto 2004. Confido nel fatto che Strava a volte può variare leggermente importando i dati, può variare l'altimetria in più o in meno, quindi bisognerà andare a vedere. Dai, adesso scarico un attimo il dato, lo vediamo, considerazioni finali. Ringrazio davvero Matteo, che è quel ragazzo che ho incontrato per strada e mi ha accompagnato fino in cima dandomi tutte le indicazioni su dove sono le fontane, tutte le... bello, è stato veramente utilissimo averlo trovato e lo ringrazio ancora. Scarichiamo un attimo i dati e vediamo cosa è successo. Ebbene ragazzi, ho scaricato i dati e con grande amara dispiacere 2240 metri. Al di là di questo, che vabbè, mi avrebbe fatto piacere, al di là di questo la salita è fantastica e vi consiglio davvero di venirla a provare. Come vi dicevo in descrizione trovate i link ai vari siti Strava, Garmin e Komoot, così che chiunque può scaricarsi la traccia e venirla a fare, ma comunque è semplicissima, quindi vi consiglio davvero di venirvi a fare il Nivolet, davvero salita fantastica. Ciao.